Però la call room, la call room la dovete fare tutti quanti insieme. Ti prendono e ti trasportano lì. Prima tra le allieve, passaggio in 8.59. Guarda te, wow, qui dovete girare veramente. Bello, bello. Abbiamo adesso le cose tutte da dietro. Di gara vinta da Giuseppe Di Sabato in 43-17. Partenza col botto per la prima Modugno Walk Race. Diciamo che era ciò che avevo sognato quando avevo programmato questa manifestazione più di 2 anni fa. Oggi avere tanti atleti di un certo livello, a livello mondiale come i cinesi, poi abbiamo Massimo, Antonella, Francesco Fortunato e tanti altri atleti qui a Modugno tutti insieme, per me è un motivo di orgoglio e mi ripaga di tutti gli sforzi fatti con il mio staff, l'amministrazione comunale di Modugno e tutti coloro che mi hanno aiutato, la FIDAL, FIDAL Puglia, FIDAL Nazionale, tutti. Giovanni Zaccheo è considerato il guru della marcia Made in Puglia, non solo Antonella Palmisano, Massimo Stano e Francesco Fortunato, dietro questi tre campioni c'è molto molto ancora da scoprire. Sì, c'è un settore giovanile che, come abbiamo fatto l'anno scorso come al Trofeo delle Regioni, che per la prima volta la Puglia ha vinto su tutte le regioni italiane questo titolo, che è importantissimo perché si svolge fra ragazzi, cadetti ed allievi, quindi un settore giovanile in fermento con nuove leve. Bisogna anche fare ancora di più, entrare nelle scuole dove non è che ci fanno entrare tanto facilmente. Comunque, quello che abbiamo lo sfruttiamo e lo valorizziamo. Un nome su tutti, Giuseppe Di Sabato, è vice campione europeo Under 18 e da junior ha conquistato il bronzo agli europei Under 20. Sì, Giuseppe diciamo che l'ho visto crescere perché io dopo di cadetti gli atleti li passo da qua via, quindi ho un contatto continuo con loro, l'ho visto crescere, un ragazzo volenteroso e dietro di lui ce ne sono tanti perché c'è un vivaio bello dietro di lui sia da parte di Acquaviva che di Palo e qualche altro che si aggiunge ogni tanto. Giuseppe Di Sabato della categoria juniores, mentre Alessio Coppola, allievo della Trieste Atletica. In testa tra le juniores sempre Giulia Gabriele delle Fiamme Gialle Simoni, con lei stanno marciando Vinicio Son. La Puglia ha risposto in maniera incredibile anche questa mattina. Sì, grande capacità di organizzare, un bello spettacolo, una bella giornata, abbiamo visto già la prima gara e adesso diciamo i blocchi di partenza, i nostri campioni olimpici e queste splendide staffette per questo test event davvero davvero importante per la nazionale italiana. Abbiamo visto anche qualcuno che ci sta copiando, quindi sono arrivati dalla Spagna a guardare cosa si sta facendo qua a Modugno e quindi grande attenzione anche per questo test scientifico che ci darà grandi indicazioni per le prossime Olimpiadi e speriamo, incrociamo le dita proprio qui da Modugno, che non si sia capaci anche di capire qualche piccolo segreto per portare i nostri atleti nelle migliori condizioni possibili alle Olimpiadi di Parigi. Under 18 Gerusalemme 2022, terzo agli europei Under 20 nel
2023, secondo ai campionati olimpici giovanili a Maribor per l'amatore atletica Acquaviva Giuseppe Di Sabato, 43 e 16. Prima uscita stagionale e primo successo, non poteva essere diversamente. Sì, sono molto fiero di questa gara, di come è andata. Sono riuscito a fare il minimo per i campionati mondiali a Lima ad agosto. E questo era l'obiettivo di questa gara. E spero bene per quest'anno. Quale sarà l'obiettivo principale insieme ai mondiali per questa stagione? Sicuramente anche i campionati del mondo a squadre ad aprile ad Antalya. Però anche i campionati mondiali e i campionati italiani e anche indoor. Sai di avere sulle spalle il peso di essere considerato l'erede di Massimo Stano e Francesco Fortunato? Sì, sono consapevole, sono molto onorato di questo e non deluderò le aspettative. Medaglia d'argento a campionati europei Under 20. Signori, applausi per Giulia Gabriele, 46 e 44 il suo crono. Giulia Gabriele, campionessa in Coppa Europa a Podebradi e vice campionessa europea Under 20. Prima uscita stagionale, primo obiettivo centrato. Allora sì, oggi è la prima gara dell'anno e sono molto contenta di aver iniziato così quest'anno. Sono carica perché mi aspettano gare importanti e spero di poter andare alla Coppa del Mondo e ai mondiali che ci saranno in Perù a Lima. E sono molto, diciamo, energica per quest'anno e spero di avere buoni risultati come l'anno scorso e di continuare con la stessa grinta di sempre. Quale sarà l'obiettivo principale del 2024 per te? Sicuramente i mondiali che ci saranno ad agosto e ovviamente poi anche i campionati italiani. E invece voglio chiederti cosa pensi di questo nuovo format della marcia. Abbiamo rischiato di vederla scomparire dal panorama olimpico, invece l'hanno salvata in extremis, ma il tuo pensiero qual è? Allora, sicuramente infatti mi ha preoccupato questa novità all'inizio, che volevo togliere la marcia perché il mio sogno è andare alle Olimpiadi, quindi spero che rimanga anche nelle prossime Olimpiadi. E secondo me il nuovo format della staffetta potrebbe essere anche un modo nuovo per provare, per sponsorizzare di più la marcia, magari riesce ad appassionare più persone. Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo sicuramente dire buona la prima. Decisamente una bellissima giornata, accompagnata anche da un sole che finalmente risplende nei cieli e da una folla che sta cominciando ad arrivare in maniera importantissima, segno della grandissima attenzione, dell'amore e della passione per lo sport e per questo sport e per il tifo che accompagnerà sicuramente i nostri beniamini. Massimo Stano, Antonella Palmisano, su tutti, ma davvero oggi potremo ammirare grandissimi atleti e noi siamo onorati di essere teatro di questa straordinaria gara di marcia. Spettacolo! Salutate! Massimo, dai! Lorenzo Dessì, essenzialmente marito di Antonella Palmisano. Proviamo a tracciare un primo bilancio di questi primi sei mesi dalla parte del coach, non del marito. Allora, ti correggo, diciamo, sono ancora meno di sei mesi, sono dai primi di ottobre, quindi sono tre mesi abbondanti, quindi un primo bilancio positivo, diciamo che quello che ci eravamo aspettati come percorso è riuscito tutto a senza intoppi, quindi ha fatto una prima parte, diciamo, di preparazione sulla parte dell'anca dove aveva dei deficit, siamo riusciti a recuperarli, adesso siamo in piena preparazione
sempre in vista dei prossimi appuntamenti che saranno la Coppa del Mondo, e gli Europei di Roma e le Olimpiadi. E oggi faremo un test per valutare qual è la cosa migliore da fare durante la fase di recupero. Quindi questa, essendo una formula nuova, cerchiamo di capire un po' quale sarà la scelta migliore per le gare più importanti. E quando si torna a casa si continua a parlare di tacco e punta o si abbassa la saracinesca e non se ne parla più? Guarda, ti sfado un po' una cosa che uno tendenzialmente dice: il lavoro non lo porti a casa, ma è praticamente impossibile. Comunque, avendo gli stessi interessi, facendo la stessa attività, anche allenando ragazzi della sezione giovanile, comunque il discorso della marcia rimane sempre nelle 24 ore. Però ovviamente non c'è solamente la marcia. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti al 2023, anno dei record della Fidal Puglia, 13.602 tesserati, 262 società affiliate, il più bel campionato italiano in pista svolto a Molfetta, più bello detto dagli addetti ai lavori degli ultimi 50 anni, e oggi ricominciamo qui da Modugno grazie alla Dynamic, grazie a quel vulcano di idee di Enzo 32 a disputare per la prima volta in Europa la staffetta di marcia. Diventerà, è diventata specialità olimpica, quindi i protagonisti di oggi li vedremo gareggiare e difendere i colori dell'Italia alle Olimpiadi di Parigi. Angelini, andando a 4.36. No, Massimo chiede l'aiuto del pubblico, applaudiamo Massimo che sta per iniziare l'ultimo giro di questa frazione. A lei Massimo! Lanciare la tua compagna di staffetta Antonella Parmisano. Questa coppia è tutta loro, entrambi campioni olimpici a Tokyo nel 2021. Quest'ultimo campionessa mondiale a Londra nel 2017, due volte seconda in Coppa del Mondo. No, lo so. Parmisano si sta togliendo il Kuwait, è pronta a ricevere il testimone virtuale da Massimo Stano, da un ruolo olimpico all'altro. Manca circa un minuto. Poi schizza via Antonella Parmisano, ricordiamo, oro olimpione. Facciamo un grossissimo applauso a Massimo Stano che chiude la frazione e fa partire Antonella Parmisano. Bravissimo Massimo, anche gli altri stazionisti, pronta Malì di colpo, no?
finito il primo test di valutazione, quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono che siamo a un buon punto, ma dobbiamo lavorare tanto. La coppia cinese con la primatista mondiale ci ha sorpassato alla fine, però direi ottime indicazioni sia per Stano che Palmisano. Ricordiamo che siamo al 21 gennaio e siamo davvero a un buon punto e dobbiamo continuare a lavorare, ma potremo essere competitivi a Parigi. Tutto sommato la prima risposta è parsa positiva, anche se magari è mancato qualcosa nel rush finale. Ma il problema è, come sempre, è chiaro che tutti quanti volevamo vedere Palmisano primi, però di fronte avevano una coppia estremamente forte, questo è il contesto internazionale, e fatemi fare una battuta, forse è meglio così, perché così lavoreremo con ancora più insistenza. L'ultima analisi, spagnoli e cinesi saranno quelli da battere. Spagnoli e cinesi saranno quelli da battere e non sottovaluterei né i giapponesi e neanche il Perù, però noi dobbiamo esserci e lottare fino all'ultimo metro. Grazie. Quali sono le sensazioni alla fine di questo primo test di valutazione? La sensazione generale è che è andato molto bene, cioè nella prima frazione veramente una passeggiata è stata per me, quindi mi sono goduto tutto il tifo barese e anche tutto il percorso era pieno di gente che mi faceva il tifo, più a me che agli altri, devo essere sincero, sono molto di parte erano, però mi ha dato tanto, cioè, ma me lo sono goduto ogni metro. Poi ho lasciato spazio ad Antonella, nel frattempo io mi sono mosso lentamente, marciando, camminando, facendo i numerosi prelievi per lattato e glicemia. Ho iniziato a sentire un po' di doloretti, chiamati DOMS, verso gli ultimi 10 minuti prima di ripartire. Però quando sono ripartito mi sentivo comunque abbastanza bene, in un paio di chilometri mi sono riscaldato ancora e giravo al ritmo prestabilito. Negli ultimi 5 chilometri però ho avuto un po' di fitte al diaframma e quindi non sono riuscito a mantenere, comunque a cambiare ritmo, perché l'idea era quella di cercare di aumentare ancora negli ultimi chilometri. Però tutto sommato è venuto un buon test, forse sarà stato il vento o forse anche l'integrazione che abbiamo provato oggi con vari gel durante tutte le frazioni, però rivedo, tutto sommato molto bene, sono contento di come è andata e adesso pensiamo alla Coppa del Mondo, ad Antalya e poi Parigi. Ci sarà ancora da lavorare, ma in definitiva abbiamo fugato i dubbi della vigilia?
No, diciamo che da lavorare c'è sempre, fino ad agosto dobbiamo lavorare come asini, che non me ne vogliano. E quindi i dubbi pian piano vedremo cosa funziona, cosa no, perché adesso i dati li abbiamo raccolti ma andranno elaborati, dovremo fare ancora altre prove, quindi immagino che a marzo forse faremo un altro test simile alla gara ma in allenamento chiaramente, e capire bene quali sono le opzioni migliori per il recupero migliore per ogni atleta, tra l'altro, perché ogni atleta è diverso, quindi è molto soggettivo. Chiudiamo con una domanda: spagnoli e cinesi saranno i rivali da battere? Beh, oggi abbiamo visto i cinesi che ci hanno dato filo da torcere, credo che non riusciremo a vincere la gara di oggi, ma non sono preoccupato perché comunque la programmazione mia e di Antonella è in crescita e chiaramente in questo momento non siamo al top, non lo siamo mai stati, quindi va bene così. Gli spagnoli sono molto pericolosi, i cinesi anche, l'abbiamo visto appunto oggi. Potrebbe esserci qualche squadra che esce come fungo, ma noi dobbiamo dare il massimo, e se diamo il massimo secondo me abbiamo grandi possibilità di vincere una medaglia di un bel colore. Ci siamo, ragazzi, campionessa mondiale a Londra 2017, allargiamoci, due volte seconda in Coppa del Mondo, ma soprattutto detentrice del record mondiale sulla 20 km con un'ora 23:49. Signori, l'applauso di modulo per Yang Jiayu! Bravissima! Va a tagliare il traguardo in questo momento! Grandissima la prova della Yang in battaglia con Wang! E continuiamo l'applauso alla campionessa di Mottola! Oro olimpico a Tokyo! Due bronzi mondiali, Londra 2017, Budapest 2023! Signori, Antonella Barbizzari! Quali sono le sensazioni di Antonella Palmisano al termine di questo primo test? Ma direi abbastanza positive, anche se poi la posizione siamo arrivati secondi, però da quello che era pronosticato devo andare anche un pochino più lenta di quello che ho fatto, perché appunto per fare questa gara, come abbiamo visto, piena di test, siamo arrivati carichi da un periodo di lavoro e quindi mi sento di aver fatto anche qualcosa in più di quello che avevamo definito e sono contenta di questo. Mi è piaciuto il tifo, devo dire, a casa dopo svariati anni, e vedere tutta la mia famiglia, gli amici, tutti che tifavano, quindi è stato molto d'aiuto, e però questa è solamente la fase, una prima gara d'inizio, quindi il bello deve ancora venire, mettiamola così. Antonio Latorre ha detto: meglio così, meglio che siano arrivati secondi, così rimaniamo coperti. Sì, è meglio non farci vedere, dai. Ripeto, è solo una fase in fase di costruzione, quindi non ci aspettavamo grandi risultati. Spagnoli e cinesi rimangono le squadre da battere. Sì, sicuramente spagnoli e cinesi, ma a parte oggi saremo anche noi la squadra da battere. Nuovo cambio. Nicola Colombi dà il via a Stefano Chiesa. E Mali fa partire Michele Antonelli. Per loro 1:28 di ritardo sulla testa della gara. E parte anche Francesco Fortunato, che ha ricevuto un cambio da Valentina. Come è andato questo primo test? Per me non benissimo, non è stata una giornata brillante, diciamo così. Probabilmente perché sono stato male qualche giorno fa, ho avuto un po' di febbre, quindi sono partito già con sensazioni un po' negative. Comunque ovviamente l'obiettivo oggi era portare a casa la prova per fare i test anche per la federazione, per raccogliere più dati possibili, quindi insomma in quell'ottica l'obiettivo è stato raggiunto, ho terminato la gara al meglio delle mie possibilità e niente, un'idea purtroppo in queste condizioni non me la posso fare oggettiva perché è condizionata appunto dalle mie condizioni della giornata non eccellente, quindi dovrò riprovarla per farmi un'ulteriore idea su com'è veramente questa distanza. Al di là del risultato del trio delle meraviglie azzurre, tu eri quello meno scettico alla vigilia, sei sempre dell'avviso che valga la pena provare? Tanto non abbiamo scelta, diciamo che ormai questa è la distanza che è stata scelta dal CIO, quindi è inutile stare lì a
a lamentarsi o chiedersi se la cosa è migliore o no. Questo è, cercheremo di fare il meglio possibile. Personalmente oggi non mi ha entusiasmato il discorso di fermarsi e poi dover ripartire, è molto difficile da gestire e anche quei 40 minuti in cui sei fermo sembrano tanti ma in realtà poi volano, è molto particolare, non lo so, è un formato un po' strano onestamente. Bisogna chiedere al pubblico se si capisce quello che poi succede in gara, effettivamente o no, questo non lo so perché io da dentro non ho capito molto di quello che è successo, come dinamiche di gara. Ma dal punto di vista muscolare, quali difficoltà hai incontrato dopo esserti fermato la prima volta? Io credo che a livello muscolare è molto simile a fare una 20 km, e invece a livello energetico è un po' più impegnativo paradossalmente, perché alla fine il tempo che sei in attività per quanto sei fermo è più lungo e quindi ho notato che negli ultimi chilometri un calo energetico rispetto alla 20 un po' più importante, quindi bisogna stare attenti ad integrare. La difficoltà è che purtroppo a questa intensità è più difficile poi integrare adeguatamente perché sei già sotto sforzo. Quali sono le sensazioni al termine di questo primo test di valutazione sul nuovo format della marcia mondiale? Questa è la prima volta anche per lei da fare questo formato di gara. Per lei soprattutto la seconda frazione, gli ultimi chilometri sentiva un po' di difficoltà. È uguale per lui, anche la seconda frazione era un po' più difficile come una sfida, soprattutto gli ultimi chilometri. In proiezione Olimpiadi di Parigi, quanto fanno paura Massimo Stano e Antonella Parisi? Siamo contentissimi di gareggiare con loro insieme nella stessa gara. Comunque facciamo la nostra preparazione e vediamo in gara. Sia Stano sia Palmisano sono tutti e due forti, quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è alleniamoci e facciamo la gara. Vai, io bene, io bene! Aspetta. Mannaggia a te, mannaggia. Dopo la vittoria di Alberobello 2022 arriva questo bronzo a Modugno, la Puglia continua a portarti bene? La Puglia è sempre un posto meraviglioso, mi porta bene, poi c'è stato anche il campionato italiano a Molfetta dove sono arrivata prima, che dire, qua ci si trova sempre bene, proviamo questo sole che splende, le esperienze sono sempre bellissime e poi c'è un tifo. Solo qui lo troviamo, questo tifo, questo calore, è davvero bellissimo. Francesco Fortunato all'arrivo era un po' deluso, quali sono le tue sensazioni dopo questo primo test di valutazione? Ma allora, non posso negare la fatica perché comunque è una gara, quindi è stato faticoso, però mi sono molto divertita, cioè è stato bello perché è una cosa molto diversa, il fatto di fare 2 10.000 a livello mentale si stacca, si resetta tutto e si riparte da capo, quindi è proprio una cosa veloce, so che è strano parlare di velocità nel caso di 10 km, però per noi è una gara di velocità e quindi è tutto a livello nervoso e mi è piaciuto, anche il percorso è stato un po' muscolare, però alla fine le gambe giravano, quindi non posso che ritenermi soddisfatta. E Parigi? E Parigi ci stiamo lavorando, assolutamente, l'obiettivo è molto chiaro in mente, quindi ci lavoriamo, assolutamente. La call room la dovete fare tutti quanti insieme. A Modugno, Cina prima al traguardo, ma vince sempre Parcesempi. No, vincono gli atleti. Non mi piace essere io il protagonista. Oggi sono molto contento innanzitutto di essere tornato in Puglia, vicino al paese di Massimo Stano,
e con un'organizzazione che veramente sono, non era facile aspettarsi un'organizzazione di questo tipo, perché questa è la prima prova di questo tipo, di questo nuovo format, e mettere in piedi l'organizzazione non è stato facile. Vincenzo 32 è stato molto bravo, tutti quelli che collaborano con Vincenzo sono stati molto bravi, anche i giudici. E qui lo spettacolo c'è stato, io personalmente sono soddisfatto degli atleti, la maggior parte degli atleti si è comportata bene, ha saputo affrontare questa nuova prova che sembra semplice, perché poi alla fine in totale sono 22 chilometri, questi sono atleti campioni sulla 20 chilometri, potremmo dire farne 2 10.000, farne 2 frazioni da 11 è facile, no, ci sono delle complicazioni, tanto è vero che lo staff scientifico della federazione, del CONI, la medicina dello sport, hanno capito che era importante, è importante studiare cosa succede in quella fase di recupero, e dobbiamo prepararci con questi dati per quello che succederà poi a Parigi. Sappiamo che questo format nasce dalla fantasia di Parcesepe e Latorre. No, no, il format nasce per volontà del CIO. Sì. Noi abbiamo lanciato una provocazione a Vincenzo. Lui aveva intenzione di fare una gara internazionale, io gli ho detto: guarda, allora, visto che sei bravo, visto che hai voglia, proviamo questo nuovo format, mettiamoci, se ci si deve mettere in sfida, è meglio farlo seriamente. A rifletto rispetto, chiudiamo con la domanda: quali sono le sensazioni, il bilancio positivo? Allora, io devo dire, Massimo Stano sta crescendo. E oggi mi hanno appena detto i medici della federazione, ha anche avuto dei buoni valori, una leggera flessione in un momento finale della gara, però è anche vero che si è alzato il vento freddo, e poi Massimo Stano, diamo un doppio positività, positivo positivo, ecco, sia dal punto di vista strategico sia dal punto di vista dei valori riscontrati. E gli altri atleti, non so quali sono le condizioni, gli altri atleti italiani, per cui non posso dire, dei miei atleti cinesi, diciamo un buon comportamento, loro dovranno affrontare fra un mese una prova molto importante in Cina, dove dovranno andare bene, perché sarà una prova di selezione per le Olimpiadi. E tra virgolette Massimo Stano, che ormai è diventato quasi cinese, oltre che pugliese, italiano e anche cinese, verrà anche lui a gareggiare in Cina con noi. È calato il sipario sulla prima Modugno Walk Race. Qual è il bilancio di Vincenzo 32? È stato veramente difficile organizzare questa gara a livello veramente internazionale. Non mi aspettavo tutta questa organizzazione, è stato veramente difficile, ora posso dirlo, ora mi sto tranquillizzando un attimo, perché è andato tutto bene, ma avevo tanta difficoltà mentale a poter organizzare questa manifestazione. È andata bene, ringrazio tutti i volontari, ringrazio l'amministrazione comunale, chiunque ci ha supportati, aver portato a Modugno tanta gente di un livello mondiale olimpico che corrono tutti insieme, con più titoli italiani di tanti atleti, che li ringrazio anche di aver voluto partecipare qui a Modugno, è stato veramente il mio motivo di orgoglio più grande. Dal punto di vista tecnico, pensi che questo format possa avere un futuro? Diciamo che per chi guarda, a me è piaciuto, poi non so, per gli atleti forse un po' no, però per chi guarda sì, perché quando c'è poi la competizione come abbiamo avuto oggi, la distanza minima, i secondi erano lì, all'ultimo la gente ha partecipato, l'ho vista applaudire tantissimo i loro beniamini.